Le elezioni USA decideranno il prossimo rally di Bitcoin. Inizia la settimana con quelle che sono le news più importanti: le elezioni degli Stati Uniti, Bitcoin alle prese, diciamo, con questo risultato. Ma poi anche a fine settimana c'è anche la riunione del FONC con le varie decisioni sui tassi di interesse. Quindi probabile settimana da cardiopalma, probabile settimana di ipervolatilità. Intanto bisogna capire tanti meccanismi, per esempio delle elezioni degli Stati Uniti, che secondo me sono il vero volano di reazione dei mercati. E soprattutto Bitcoin nella scorsa settimana ha creato una candela settimanale di inversione molto potente, ma che ancora non è stata confermata. Quindi ovviamente si è portato vicino ai massimi e poi non ha confermato il breakout. Ne abbiamo parlato nei video precedenti, me ne ho parlato tanto, e tra le altre cose si è posizionato proprio per cercare una duplice strada in maniera molto chiara ed evidente. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video stra importante, perché andiamo a comprendere quelli che sono gli impatti di una eventuale elezione degli Stati Uniti. Analizziamo un po' di cosette, cosa guardare per esempio per essere sul pezzo, cosa andare a controllare durante questa maratona notturna che avverrà nella notte italiana se siete in Italia. Ma tra le altre cose potrebbe non bastare, perché in realtà potrebbero volerci più giorni per la questione legata ai voti, per esempio per posta eccetera, che ci sono anche questa volta. Allora io andrei con ordine, parlando appunto di una serie di quelle che sono insomma le notizie più importanti, ma poi soprattutto parlerei della questione legata a Bitcoin e cripto in attesa dei risultati elettorali e di come funzionano anche le politiche americane, per capire un po' quali sono gli exit poll, quello che possiamo aspettarci anche da un certo punto di vista. Allora, intanto i mercati sono stati in tensione per quanto riguarda questa fase, perché ovviamente l'attesa di quello che può essere insomma un esito della campagna elettorale ha sviluppato un sell on news anticipatorio, che in realtà è partito proprio dal martedì 29 di ottobre per fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 candele rosse consecutive, e sono le più numerose se da questo, no, neanche qui eravamo 1, 2, 3, 4, 5, con la sesta di oggi, ragazzi, veramente lontanissimo da andare a trovare una serie negativa. Quella di oggi ovviamente non è chiusa, non ce n'è veramente, devo andare veramente molto indietro, per anni, anni, anni indietro. Questa è quella più simile, qui però ha fatto una verde per poi continuare altre due e rosse, qui abbiamo 1, 2, 3, 4, insomma è un sell on news anticipatorio che ha riportato Bitcoin sui livelli di resistenza precedenti che erano stati rotti, cioè la zona 68.005. Quindi la tensione si è sentita assolutamente sui mercati ed è tutta dovuta all'attesa dei risultati elettorali degli Stati Uniti. Tra le altre cose, non è soltanto Bitcoin ad aver avuto questa reazione, ma l'ha avuta anche Nasdaq, facendo 1 e 2 giornate negative, e poi venerdì e oggi insomma si sta riposizionando in barra di congestione, cioè praticamente si sta fermando in attesa dei risultati elettorali. Quindi c'è un po' di tensione, ma anche perché è vero che i risultati elettorali degli Stati Uniti sono senza ombra di dubbio quello che è il dato più importante, la news più importante che dobbiamo guardare, perché sanciscono anche le aspettative dei mercati delle criptovalute per i prossimi 4 anni. Questo è anche molto rilevante per una logica, quella non solo di Bitcoin ma quella delle criptovalute, perché i progetti altcoin, tutto quello che precedentemente magari alla presidenza Biden aveva funzionato in maniera un po' migliore, diciamo così, negli Stati Uniti è stata poi bloccata, quindi ci sono stati tanti contrasti. Vi ricordo anche la chiusura per esempio di exchange importanti, la questione di Binance e tante altre cose. Questi tipi di situazioni potrebbero sbloccarsi proprio da un capovolgimento di fronte per quanto riguarda proprio la presidenza degli Stati Uniti. Quindi non è soltanto una semplice elezione, ma è un'elezione che si protrarrà
anche negli anni successivi e che probabilmente avrà anche impatti da un punto di vista internazionale, direi a questo punto così. Allora, io farei una cosa, insomma, parlerei anche intanto di quelle che sono le questioni legate a come funzionano le elezioni degli Stati Uniti e poi andrei a guardare quelli che sono degli exit poll che sono molto importanti, soprattutto per le singole, per i singoli stati. Come facciamo infatti ad anticipare un po' questa impatto elettorale per capire un po' come i prezzi, no, si potranno muovere? Cosa guardiamo prima di ogni altra cosa per avere delle idee chiare? Allora, facciamo un briefing su questa cosa, quindi cerchiamo di capire come possono muoversi questi dati e come i dati possono indicarci chi è in testa veramente come questi, diciamo, la vittoria del candidato Trump o di dell'Harris può cambiare un po' le sorti di Bitcoin. E ho anche una chicca per voi, perché secondo me potremmo ragionare a due fasi diverse e poi ovviamente andiamo a fare l'analisi anche dei livelli di supporto e la questione legata alla volatilità per capire a livello proprio di trend, di mercato, che cosa andare a guardare appunto in contesti del genere. Allora, intanto, per quanto riguarda le elezioni degli Stati Uniti, come funzionano in pratica le elezioni? Allora, le elezioni presidenziali degli Stati Uniti seguono un sistema particolare che è chiamato il collegio elettorale. Intanto, gli Stati Uniti non eleggono direttamente il presidente, invece votano un gruppo di grandi elettori designati a rappresentare ciascuno stato, e sono grandi elettori che effettivamente poi scelgono il presidente. Questo lo hanno sviluppato perché alcuni stati negli Stati Uniti hanno un'eccessiva quantità di popolazione rispetto ad altri, quindi risultavano penalizzati gli stati con bassa popolazione per creare un principio di eguaglianza, ovvero gli stati che hanno molta popolazione, come ad esempio la Florida, la California, hanno maggiori grandi elettori, però hanno cercato appunto di mediare questo problema. Quindi poi alla fine chi ottiene 270 voti su 538 vince la presidenza. Un aspetto critico delle elezioni americane però sono gli swing states, cioè quegli stati che non hanno una forte propensione per un partito e possono oscillare tra democratici e repubblicani, perché sono l'ago della bilancia, i famosi indecisi, no? Quello che ad esempio elezioni italiane vengono chiamate indecisi. Questi stati sono spesso decisivi per il risultato finale e i candidati infatti gli dedicano spesso molto tempo. Alcuni degli swing states per quanto riguarda questa fase sono per esempio la Pennsylvania, il Michigan, il Wisconsin, il Nevada, la North Carolina, la Georgia, l'Arizona. Ce ne sono poi anche diciamo altri, per esempio in questo caso la Florida non è uno stato swing, ma precedentemente per esempio lo era stato. E diciamo, se li andiamo a guardare per esempio, ci rendiamo conto che sono quelli dove i presidenti hanno magari non tantissimo vantaggio. Ad esempio, andiamo a guardare la Pennsylvania. Perché vi dico la Pennsylvania? Perché è lo stato più importante in questa elezione, è quello dove dobbiamo puntare gli occhi. Ecco, qui c'è un Trump di 0,1% per esempio, no? Che dà avvantaggio, e questo ce la dice lunga, no? Sulla probabilità che questo risultato sia ancora totalmente farlocco, no? Ovviamente se andiamo a guardare il Texas, dove c'è una percentuale di favore a Trump del 7,4%, addirittura il Vermont, dove la Harris vince con un sondaggio del 32%, quelli sono stati che appunto non rientrano negli stati swing. Quindi saranno proprio questi stati swing, ad esempio guardiamo anche la North Carolina, che è un po' meno, no, della Pennsylvania addirittura proprio è un'indecisione totale, ma anche il Nevada, no, dove qui abbiamo un Trump allo 0,6%, nonostante il grattacielo di Trump a Las Vegas, e altri, insomma, stati appunto che vi ho detto prima. Quindi come si procede in questo caso, insomma, come si fa? Allora, gli swing states avranno un impatto a questo punto su chi vincerà le elezioni, in maniera evidente che sia così, anche perché nell'ultimo periodo sembra che la vittoria dei due candidati, gli exit poll, si siano molto livellati. Ricordo che ci sono ancora i voti per posta e che i voti per posta in alcuni stati possono essere scrutinati immediatamente, in altri stati no, quindi probabilmente se saremo come diciamo gli altri anni, per esempio in una
fase di equilibrio, dovremmo attendere comunque anche gli altri stati. Mi pare che il Maine non sia tra queste, sono, non ricordo, però diciamo che gli stati swing sono quelli che dovete guardare per comprendere come stanno andando queste elezioni. Il resto è poco rilevante. Per esempio, la Pennsylvania è uno di questi stati che ha molta rilevanza, quindi andiamo a guardare quello per capire un po' come ci muoviamo, e probabilmente i mercati finanziari faranno esattamente la stessa cosa. Quindi cosa faranno? Guarderanno questi dati, questi risultati, per prendere, diciamo, le loro azioni, no? Per fare le loro azioni anticipatorie, poi gestiranno la partita. Non vi pensate che una volta che agiscono poi vanno a dormire? Non è così. Gestiranno la partita, vedranno se c'è una questione di un sell on news o altre cose. Cosa cambia invece per i mercati cripto, per se vince Trump, per esempio, o vince la Harris? Dobbiamo andare a capire quali sono le cose fondamentali, e c'è un dato che voglio farvi vedere, poi passiamo all'analisi dei grafici. Trump ha espresso una visione positiva riguardo alle criptovalute più volte, parlando di supporto all'innovazione del settore, di politiche che incoraggiano la trasparenza, è vero, però senza soffocare la crescita, bla bla bla. Se eletto potremmo quindi vedere una regolamentazione chiara che protegge per esempio gli investitori in criptovalute, però senza limitare l'adozione, cosa che invece è stata ampiamente limitata dalle politiche di Biden, per esempio. Questo approccio quindi favorisce in realtà un ambiente dove grandi istituzioni, investitori possono entrare nel mercato delle cripto con maggiore facilità, e questo favorisce anche lo sviluppo, lo sviluppo di aziende che lavorano nel settore delle criptovalute, il che significa che noi potremmo avere poi nel corso di questi 4 anni una maggiore rally intanto di Bitcoin per la notizia positiva magari, ma poi anche una nuova ritrovata primavera per quanto riguarda le criptovalute, che invece stanno soffrendo tantissimo. Alcune proposte di Trump infatti potrebbero incidere per esempio anche su incentivi ad aziende blockchain per svilupparsi, perché se vai a incentivare l'innovazione incentivi anche questo tipo di aziende, oppure anche delle regolamentazioni che mirano a proteggere magari i consumatori, però con una mentalità aperta, quindi lasciando spazio comunque all'innovazione, un equilibrio, cioè una maglia larga, ecco, diciamo così. L'Harris potrebbe invece continuare a vedere le criptovalute come una minaccia al sistema finanziario tradizionale, così come è fatto anche Biden in sostanza, anche se lei ha più volte detto che c'è una certa apertura, ma l'ha fatto magari più per una questione di campagna elettorale. In ogni caso, sicuramente la mano dell'Harris non sarà la stessa e così libera probabilmente come quella di Trump, anche se c'è da dire che spesso i presidenti degli Stati Uniti poi ogni tanto non camminano con le loro gambe e cambiano tante cose, e dobbiamo anche dire la verità, è sotto Biden che poi alla fine abbiamo avuto la degli ETF di Bitcoin, quindi ok, maglia stretta, tutto quello che c'era contro le cripto dappertutto, però poi alla fine è sotto la presidenza Biden che sono stati approvati i Bitcoin. La Harris in ogni caso potrebbe proporre regolamentazioni più restrittive e limitare l'uso di criptovalute, quindi magari una sua vittoria potrebbe incidere con un rallentamento ulteriore del mercato delle cripto e uno scoraggiamento di questo mercato. Magari non inciderà in maniera molto importante su Bitcoin, però potrebbe farlo in maniera invece molto importante proprio sul settore delle criptovalute, e questo cambia tante cose. Immaginate anche la questione legata alle restrizioni sui servizi di finanza decentralizzata, quindi sulla DeFi, o alcune regolamentazioni che potrebbero limitare per esempio l'investimento di istituzioni nel settore delle cripto. Quindi in un modo o nell'altro la vittoria della Harris sicuramente potrebbe spingere il settore delle cripto ad avere molta più turbolenza di quello che è la vittoria di Trump. Quindi, concludendo, poi passiamo all'analisi dei supporti e delle resistenze di livelli chiavi. Da un certo punto di vista abbiamo la questione legata a una vittoria di Trump che potrebbe essere presa bene dai mercati delle cripto, che potrebbe in effetti anche avere due fasi, come vi dicevo, la prima fase di approccio positivo su Bitcoin e la seconda nei mesi successivi, settimane successive, di approccio positivo proprio sulle cripto. Quindi chissà, una vittoria del genere rilanci il concetto dell'alt season. Bene, passiamo a questo punto a valutare quelli che sono i livelli chiave.
dei mercati che dobbiamo tenere sotto stretta osservazione per uno scenario appunto di volatilità. Intanto io ragionerei direttamente su quello che è il grafico di natura settimanale, perché ha dei livelli importantissimi e soprattutto veramente molto molto chiari. Intanto c'è una barra ristretta molto piccola che è presente fra i 68.000 dollari, questa zona 67.009, e i 69.000 dollari. È una barra di congestione mini, veramente molto piccola, che però funge da concetto, ecco, quasi neanche il 2%, che però funge da concetto di esplosione di volatilità. Cioè, se noi dovessimo agire in questa settimana andando per esempio a scendere al di sotto di questo livello, magari toccandolo leggermente non succederebbe niente, ma se si attivano i livelli di stop loss presenti qui, potremmo assistere a un dump immediato al centro di questa candela. Ovviamente parliamo sempre di operatività di breve, non è che stiamo parlando di cose di ampio respiro, però magari un arrivo intorno ai 67.000 dollari sarà molto semplice, quindi a riassorbire questa candela, per non dire che addirittura possiamo arrivare a 65.007 come livello. Tutto sta proprio nella congestione, perché questa settimana il mercato si è congestionato, quindi si è stretto in mezzo a due livelli importanti, quindi proprio questa struttura che è andata a restringersi funge anche da scoppio di volatilità. È come un palloncino che noi andiamo a stringere, che non scoppia, ma a un certo punto deve fare boom, no? È come la molla quando esplode. Quello è il concetto della volatilità. Al di sopra invece il livello di resistenza è non solo chiaro, ma strachiaro, veramente chiarissimo, ed è molto rilevante, ed è i 69.000 dollari. Un breakout di questo livello spingerebbe, confermando per esempio almeno in chiusura daily e secondo me almeno superiore poi come prezzi che oscillano, diciamo, in chiusura, perché questa è una settimana, ci vorrà una settimana per chiuderla questa candela, però diciamo che come prezzi che magari possono oscillare, io dico che almeno dobbiamo raggiungere i 69.009, e questo porterebbe magari nei prossimi giorni, ricordo che domani è martedì, ma gli esiti elettorali si avranno più o meno nella giornata di domani, se tutto è chiaro. Ma se non è chiaro, bisognerà attendere più giorni per la questione del conteggio dei voti, che vi dicevo, del voti postali eccetera, anche se alcuni vengono conteggiati direttamente anche nella nottata di oggi e mattinata di domani. Allora, un'esplosione di prezzi a livello di volatilità porterebbe nuovamente Bitcoin a riassorbire una parte di questa shadow, perché è vero che qui c'è stata un'analisi molto evidente da un punto di vista di analisi tecnica di inversione, questa è una candela di inversione, ma è anche vero che queste candele sono troppo pronunciate, con le shadow troppo pronunciate non sono mai diciamo delle buone candele di inversione vera e propria, perché in sostanza è come se il mercato venga poi attratto nella settimana successiva dai prezzi presenti qui in mezzo. In pratica è come se ci fosse un'attrazione per andare a riprendersi una parte di questi prezzi e poi magari decidere cosa fare. Una volta che vengono ripresi, ovviamente questo costrutto tecnico, puramente tecnico, decade, e quindi poi si gioca una partita differente. Però in sostanza il superamento di questi livelli potrebbe rispingerci a ritestare il livello di 71.006. Vi ricordo che a livello settimanale non siamo mai stati al di sopra della chiusura dei 71.006, e questo è molto importante perché il vero massimo storico in chiusura settimanale su Bitcoin è 71.600 dollari, questi prezzi di Bitfinex, poi diciamo dovete convertirli negli altri exchange, non è preciso al dollaro, è irrilevante. E quindi una diciamo vittoria magari di Trump, o comunque una posizione presa positivamente alla vittoria del candidato alle elezioni americane, potrebbe spingere i mercati. Ricordiamo poi, tra le altre cose, che esiste anche il FONC questa settimana, e che abbiamo una giornata poi di giovedì 7 novembre, dove ci sarà la conferenza stampa con le decisioni del taglio dei tassi, previsto per un taglio ulteriore di uno 0,25 basis point. E questo
di 25 basis point, quindi 0,25%. E questo è anche un altro fenomeno molto rilevante che dovremmo andare a ragionare. Allora, quali sono le eventuali possibili strategie da andare a utilizzare in questa settimana? Allora, le possibili strategie da utilizzare in questa settimana sono quelle di volatilità, cioè bisogna andare, intanto non si può utilizzare un time frame a livello operativo di natura settimanale, bisogna scendere da un certo punto di vista a un time frame più breve. Secondo me non va bene neanche il daily, ma io utilizzerei un time frame più veloce, come può essere ad esempio un 4 ore, che sicuramente magari è più operativo, più diciamo tecnicamente più utilizzabile per la questione dei delle operazioni di volatilità. Eccolo qui, allora sono riuscito a crearlo, così vi faccio vedere la questione. Per esempio, una struttura di barra di congestione si evince anche in questo grafico, quindi uno scoppio di volatilità nell'una o nell'altra direzione potrebbe essere interessante. Qui abbiamo una struttura che si sta delineando, potrebbe essere allargata fino a questo livello. In ogni caso è una struttura di congestione, già un superamento per esempio di questo, vedete, con uno sbalzo almeno intorno a questa zona lancerebbe la possibilità di assistere a un altro trend. Quindi secondo me le strategie migliori da poter utilizzare sono quelle relative alla volatilità per questa settimana. Lo so, non abbiamo fatto analisi ciclica, la facciamo nel prossimo video, ma io adesso vi lancio questa moneta perché ci tengo a capire che cosa dice. Dice che si sale, vediamo se ha ragione ancora in questo caso. Va bene ragazzi, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, pollicioni in su, e scrivetemi invece nei commenti, quindi pollicioni in su e scrivetemi nei commenti per tutto quello che pensate. Ciao!